Salve, salve Salvino, diceva il buon Homer Simpson. Wow, come stiamo? Iori, dov'è? Iori, dov'è? Allora, rimaniamo calmi, morti di figa. Si Bene, che dite? accomodi pure. Eccoci qua. Allora, si accomodi pure, perché mi ha rotto il cuore, scusami un attimo. Che ha già 1300 views. Minchia, abbiamo appena iniziato, Iori, Hai eh? Mica visto? siamo dei falliti shadow bannati. Non puoi. È bannabilissimo. Ho provato il dolore fisico. No, è una Era uno carenza. scherzo? Sì. Ah. Per come mai si è incresciato? E io ti dico di non dire quello che hai detto. Perché se dobbiamo andare a contattare con l'azienda, e io sono il tuo manager, non dobbiamo dire che sei interessato. Devi fare un po'. Sì, non lo so, Clash è carina, però a me non Ma piacciono diciamo la le verità, abitiamo vicini, quindi sono venuta a trovarti. O cose. Basta. no? Molto semplicemente sì. Anzi, ho preso un Ura Dragon. Vi piacciono gli Ura Dragon? Per un drago come me. Ti fanno ridere le mie cazzate, eh? Vuoi assaggiare? Guarda che Non sono posso strabuone. perché siamo in quarantena. E ragazzi, ma state mangiando anche voi? Vi siete seduti a tavola con noi? A Rosario? Cioè, voi siete invitati alla nostra cena. Bella, Claudio! Come ci si sente a sforzarsi tanto per provare a creare contenuti di qualità e poi fare più views semplicemente portando una bella ragazza in live? E ti saluta un mio fan, Claudio. Ciao Claudio, un bacio. Dicono di fare entrare Hankful. Ieri è successo un po' di dramma con questo Io Hank. sono arrabbiata con Hank. Ma arrabbiata che lo picchieresti o arrabbiata che Ciao Ballumi, non nome ti di tre. approcceresti più con lui? Forse anche la seconda. Bella Bongi, grazie per il subscribe. Potresti portare la ragazza più bella del mondo in live, ma il più bello saresti comunque tu, Baulone. Grazie sempre per le tue live minore di tre. Ora lo mangi, perché ti Germi stanno. miei! Germi miei! Germi miei! Germi miei! Devo dire che Paolo è veramente un gentiluomo e in questi 2 giorni che sono qua ospite alla Clash House mi sono trovata Ma poi c'è una veramente. musichetta in sottofondo che è micidiale, continua. Mi sto un po' eccitando. In senso buono, non col pisello. Comunque, sono trovata bene. Ma lo dici perché siamo in pubblico davanti a tutti o lo pensi Lo davvero? penso davvero, Paolone. Lo penso davvero. Dico che c'è anche su Discord. Ah, io ho scritto ad Hank, infatti, io ho scritto su Discord. Enrico, buonasera! Come stai, Paolone? Allora, sto bene, Enrico. In realtà un po' mi manchi, ma so anche che Ometo non sia il migliore di me ed è giusto che tu supporti chi soprattutto può parlare con i politici per cambiare le leggi degli italiani. È nata recentemente Hankgram, no? Il meme di spammare Instagram, o Ti no? All'inizio non te ringrazio ne fottevo con un 2K. cazzo. No, non me ne frega il cazzo, però io spero che sia chiaro che non è mai una questione della persona con cui streamo, ma più di quello che si fa all'interno della stream. Ieri, Enrico, come ben saprai, mi ci è rimasta molto male e tu hai fatto un goliardico raid di shitstorm, ha dovuto eliminare 400 commenti alla ultima foto, ma questo è un altro discorso. Ma ieri era molto arrabbiata e mi ha detto, io voglio uccidere Hankful. Ho detto, Iori, aspetta un attimo, mi sembra una decisione un po' affrettata. E cerchiamo di farci pace, anche perché Enrico ti vuole bene. Enrico, gli vuoi bene, Iori, vero? Questo sì, ma io non ho capito solo una cosa, trovo che ci sia un punto lievemente Aspetta, fallace. finisco e poi te lo passo. Dimmi, qual è il punto fallace? No, dico, secondo me c'è un piccolo punto fallace, cioè nel momento in cui io vengo definito una puttanella in live,
di fianco a uno dei miei più grandi amici che non dice niente, ma anzi scambia un 5 con lei. Com'è che da essere definito puttanella in live poi è anche colpa mia? Sì, e forse allora, un rafforzativo dell'essere puttanella stesso? Bravo, e bravo. Forse non è, non rientra forse nei miei diritti. Diritti. Enrico è bravo, Enrico è bravo. Io ho solo questa domanda per te, amico. Allora. Amico che non mi ha neanche difeso. E con te non me la sono presa perché ho detto, è giusto, a lui, con lui ci sono stati dei percorsi, ok? Noi ci possiamo permettere degli alti e dei bassi. Allora, ti spiego un attimo, perché hai un'abilità di erigere la frittata degna di uno chef Michelin. In realtà sì, ti ha definito puttanella la mia cara amica Iori, ma in realtà il primo ad averti definito puttanella sono stato io. E stavo memando su questo fatto che un po' la dai a tutta la tua capacità intrattenitiva. Ma io qui rincaro la dose. Allora forse il tuo è un ego un po' fragile, se ti senti, se ti arroghi il diritto di mandare comunque delle persone a insultare una ragazza che di Twitch non capisce proprio un cazzo. E tu adesso mi dici no. Però al tempo stesso, scusami, fammi finire perché io ti ho lasciato finire. Al tempo stesso sai che nel momento in cui tu fai l'offeso per la battuta c'è chi andrà a dire a Iori puttana di merda, ed è successo, te l'ha fatto vedere. Allora, prima di tutto, a differenza degli altri interlocutori di questa conversazione, io non ho insultato nessuno. Ho invitato a scrivere una cosa che in un 2020... Non lavarti le mani! Che mi auspico, non dovrebbe neanche essere qualcosa da dire, no? Che io sono una persona, non un oggetto. No? Non ho insultato nessuno, ho voluto solo... diciamo, chiarificare questo fatto che anche se ho delle capacità, anche se mi fa piacere aiutare le persone, dimenticarsi che dietro a questo cervello c'è un cuore. Perdi. Cambiamo argomento, se no ti ammazzo. Facciamo i nulla. Ti passo Iori e finiamola, tipo, dai, io ho sbagliato, non sei una puttanella, tu potevi evitare, facciamo pace, amici come prima. Se no qua ti faccio scavare la fossa e non è il mio intento. Alla buon'ora, Hank. Ciao, Iori. Ciao. Mi hai attaccato. Tantissime persone hanno pensato che... Tantissime persone hanno pensato che questa cosa... Sì, non ce la faccio così, però. Che questa cosa fosse vera. Hai fatto il finto offeso online, tanto che dopo 10 minuti mi hai scritto un messaggio, eccetera. E io mi sono presa tutta la merda. Cioè, non è giusto. Tu mi hai scritto dopo 10 minuti, guarda che scherzavo, tranquilla. Però intanto gli stronzi me li hai mandati in chat a dirmi Iori puttana, Iori troia. No. Ma allora qui si sta veramente esagerando. Allora, innanzitutto sembrerebbe che ci sono delle cose che hai detto che sono false. Io non ho mai detto a nessuno di... insultarti, mai. Cioè, è stato proprio rigirato tutto contro di me. Cioè, no. Ma io vedo un mio amico di lunghissima data e una persona della quale mi stavo alla quale mi stavo affezionando molto, ok? Ridere non con me, ma di me, scambiarsi un 5, il pugnetto, la risatina. Mi sono sentito come quando alle medie mi spaccavano le ginocchia nel parchetto. Sai quante rotule ho dovuto sostituire io, Iori? Tu non lo sai, perché a te nessuno fa mai niente. Ah, beh. Per una volta hai ricevuto un po' di scherno e guarda come hai reagito. Ma per chi come me? Perché un conto se ricevo dello Aspetta scherno... Aspetta che mi viene da ridere! No, un conto se ricevo delle cose da un 17-27, da una persona che, di cui non me ne frega niente, ma da Hank, che sei stato il primo che ho conosciuto, che tu sai tante cose, tu sai, non voglio dire nulla... E tu mi hai tradito alle spalle, perché a me poteva dissarmi tutti potevano dissarmi e io ci marciavo sopra, ma no Hank, perché Hank... Ok, ho finito. Comunque volevo dire, tu sai benissimo come me, perché tu come me sei un po' uno sfigatello. Sei stato bullizzato, trattato male, insultato. Io stavo raccontando di quella volta che mi hanno spaccato la rotola nei parcheggi. Scusami. Little Diablo ha regalato 5 sub. Ma com'è sta storia delle rotule?
che quando ero piccolino, per evitare, diciamo, che mi presentassi a scuola alle medie, mi spaccavano le rotule on a regular basis, ok? Cioè il parcheggio costellato di mie rotule. Sì, Iori è veramente figa, sei almeno un 8.5. Io mi tengo basso, poi è Belen 9. Ammazza, oh! La Ferragni, salutiamo Fedez, è un 7.5, non di più. Ciao Federico, vale. Giussi è un buon 7. Come sei? Ti amo. Vabbè, va bene per la salva comunque. Per la rotechino. Stai zitto Paolo. Oh, oh, oh. SKS tanto te la scopi SKS encode SKS oh oh. Quindi il problema principale della live di oggi sono le... sei già scopata, sei un coglione SKS dab. Paolo fai una dab. Paolo fai una dab. Paolo fai una dab. Paolo fai una dab. Se ti tromberesti ah, vedo con che la parrucca non sai nella ancora stanza streaming di Marco mentre lui ti prepara dei toast ignaro di tutto ciò. Vedo già il titolo. Qual è il titolo? No, da. Italian da. Sport Expert serves as maiden for 22. No, no, stai facendo Paolo una cosa gravissima, perché io sto rendendo autorevole Iori. Io in Iori credo tanto. Facendole portare l'acqua, che autorità è? Goliardico amicoso. Io le voglio bene. No, invece va difesa. Va protetta perché è una buona, come me. È una buona, non è ancora aperto nemmeno un centro messaggio a un fidanzatino, quindi sei ancora prima del trauma. Cosa non ho ancora aperto? Sei prima del trauma, quindi sei buona, ingenua e vai protetta. Comunque, ragazzi, io... Basta, muto un attimo. Iori, fai una dab, 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 se ti faresti Paolo. Oh? Oh? Allora, dammi un attimo. Oh? Allora, oddio, ragazzi, non ci capisco niente. Annuso la sedia. Ma che cazzo di pensieri avete? Porca puttana. Ehi, lady. Ecco, pronta per pulire tutto. Bannabilissimo. No, bannabile. Bannabilissimissimo. Mm. Va bene. Faccio un encounter. Love you, Henry. Ciao, buon pomeriggio. Love you. Ciao, Henry. Una carezza a Iori. Una carezza a Iori. Dopo lo stupro di ieri, una carezza, mi sembra. No, ma che cazzo dici? Ma queste sono parole gravissime. Dopo lo stupro di ieri, Hank, una carezza ancora non è sufficiente per calmare l'animo irrequieto che mi hai causato. Irrequieto, minchia. Minchia, che non ha mai ricevuto un insulto. Aveva il sangue agli occhi. Una che non ha mai ricevuto un insulto in vita. Io e te ci hanno sputato, ci hanno spaccato le penne. A me piace quando mi sputano, tutto lo chiedo io. Vabbè, non ho parole. Arrivederci. Cazzo è? Ti ricordi che stamattina ti ho detto che avevi un viso angelico? Te lo ricordo o no? Hai un viso molto, cioè... Ma ridevi di me prima. Ho detto che sono bello e mi hai riso in faccia. Ma no, ma cosa c'entra? E stavo pensando, ho detto, cavolo, ve lo immaginate da donna? E adesso mi viene voglia di truccarti. Dai, posso? Sì o no? Perfetto! Ti sei... Bellissima, vai a papà là. Iori, capisco che tutto il mondo dei personal trainer è diverso, ma sai perché sei brava? Perché hai una capacità di fare palestra assurda. Lo sai che gestisci i momenti di sforzo fisico come un artista. Ma non ho ancora visto questa Iori in palestra. Non so perché. Ti spiego un po'. Cerca di essere più te stessa, più Iori, e vedrai. Io così non posso monitorare nulla, Iori. Mettiamo un po' di power professional, serve per... mattificare la pelle. Mattifichiamola. Ok, perché la pelle non è... Fermo. Ma sul naso pure no. Sul naso no. Stai fermo.
mi devo scaccolare. Se mi devo scaccolare, come faccio? Dopo. No, dopo. Le devo che merda. Scusami, non lo faccio. Dai. Stai fermo, Paolo. No, ti giuro. Però mi devi tranquillizzare. Prima di tutto mi devi tranquillizzare. Mettimi una lounge music. Sguardami, canta in camera. Così con la mano. Ah, se togli gli occhiali è proprio sinonimo di scopare. Fai così con la mano. Sei una ragazza timida. Ok. Balliamo. Tu lo senti però? Sta male. Grazie mille da me e da Iori. A stasera. Che vuoi chiedere?